Ed infine, ma non per importanza, diciamo, perché anche lui è un elemento importante della nostra trasmissione qua a Sport Caffè, Gianluca, come sta andando? Biglietto. Solito biglietti. No, cos'è quel disegno? Un secondo che mi sta facendo il disegno. No, allora, dovete sapere che sono caduta poco prima di iniziare la puntata giù dalle scale e quindi mi sono fatta male, infatti il disegno qua mi fa zoppa. Non mi sono messa a piangere, quasi però dai. Uè, guarda che se poi mi devono ingessare il piede ti venga a prendere, perché adesso fino adesso non è così, però. Ci vediamo dopo Gianluca, mi raccomando, datti da fare, lavora, 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 che dopo veniamo a vedere i tuoi disegni, ok? A dopo. Niente, io entrerei nel vivo della trasmissione andando a leggere i risultati della nona giornata per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Abbiamo qui con noi stasera un ospite che è Alessio Bozzetti, che è il portiere del Gozzano e abbiamo anche, guarda, io adesso, questo qua è il momento del gossip perché Fiorenzo mi ha dato qualche notizia su internet. Noi oltre a parlare di calcio parliamo anche di gossip. E, allora, stavo dicendo, portiere del Gozzano e ex portiere del Gravellona, Esatto, quindi hai sì. fatto un salto di categoria. Categoria, sì. Perfetto. Non solo salto di categoria. Non so. Ha fatto un ulteriore salto perché convive da un mese, Esatto, giusto? Con la tua fidanzata, ti sposerai presto, dichiaralo a lei che la sposerai prima o poi, senz'altro. presto. Niente, io passerei la palla a Fiorenzo. Fiorenzo, con tutte le tue domande. Allora, le domande sono queste. Partendo dalla giornata di oggi, Alessio, Sì. in previsione del fatto che mercoledì avrete forse la partita in questo momento più importante di tutta la stagione, perché sarete a Santhià per il recupero. La classifica lo dice chiaro: Fulgor 19, Santhià Borgosese 17, UE 16. Fare punti è d'obbligo, vincere sarebbe, dico perfetto, ma vi lancerebbe in quello che forse è l'obiettivo dichiarato, ma non troppo, del Gozzano di quest'anno. Sì, sarebbe importante far punti, vincere sarebbe molto importante perché non abbiamo ancora vinto in trasferta. Siamo imbattuti, però giochiamo contro un'ottima squadra che è un punto avanti a noi e ci piacerebbe mercoledì sera essere in testa alla classifica. Per quello che si è visto fino adesso, a tuo giudizio, questo novero di almeno sei squadre, cioè dal Fulgor fino almeno anche alla Pombiese, anche se oggi la Pombiese ad esempio ha mezzo ciccato fermato in casa sullo 0-0 dello Scaris, è il lotto delle pretendenti potenziali, anche se ripeto, siamo a un terzo di campionato, che comunque già è una buona Sì. indicazione. Ma io credo che appunto le tre favorite che sono settimo, Borgosese e ci metto anche noi. La Pombiese è un'ottima squadra, penso che resterà lì in cima fino alla fine. Fulgor è una neopromossa e penso che stia mettendo fieno in cascina per salvarsi. E il San Cristof, abbiamo giocato contro domenica, anche se abbiamo vinto 3-0, è davvero un'ottima squadra, quindi penso possa far bene. Certo, quindi ancora comunque come sempre, grosso equilibrio come in molti dei campionati che stiamo seguendo quest'anno. Lo stiamo verificando settimana per settimana chiaramente, ma lo vedremo anche tra poco con la promozione e comunque ti coinvolgerò come coinvolgerò anche Daniele che è supremo esperto in materia e non Supremo, solo. addirittura. Sì, vabbè, ma mi permetto di dirlo anche perché, ripeto, poi vedremo insieme quello che è stato tutto l'iter di questo campionato. E te invece l'esperienza a Gozzano, una scelta anche dettata da mettersi in gioco, perché comunque a Gravellona, no, dico molto tranquillamente, avevi il posto sicuro, avevi fatto anche un'altra ottima stagione, però chiaramente il richiamo di un'esperienza come Sì. quella di Gozzano, di un campionato d'eccellenza di ottimo livello, è un tentativo, no? Esatto, sì, a Gravellona ho fatto 5 anni stupendi e mi sembrava giusto a 24 anni provare a salire in una categoria, in una delle società più ambiziose della zona. Sono andato lì per giocarmela, diciamo, il gruppo è ottimo, la squadra è molto forte, spero di trovare il mio spazio prima o Certo. poi. Allenandomi penso che Beh, prima o poi, sì, prima o l'occasione poi sarà per arriva, provare, dai. poi la... Esatto, assolutamente, Giocatela chiaramente. allora, mi raccomando, se Certo, andate certo. in Come procede Marco? Procede l'intervallo. Ah, non è ancora Non è ancora iniziata? iniziato, no. Quindi non Niente procede. da dire. Stiamo Intanto vedendo le però. azioni più salienti, insomma, il Milan che si è mangiato due gol fatti nel primo tempo. Intanto io ti volevo fare una domanda, io ho notato la tua spilletta che mi hai detto che per te è molto importante, Sì, giusto? Ci questa. accenni?
Cosa vuol dire? Dai. Questa è la spilletta che mi hanno dato 3 mesi fa circa quelli della WBC, che sai che è la sigla più importante del pugilato mondiale. Mi sono informata, l'altra volta mi hai istruito. Ed è la spilletta che mi ha premiato come miglior speaker mondiale per il 2007. È una cosa a cui tengo particolarmente perché sai che sono 20 anni che seguo il pugilato. Questo era un riconoscimento che non era mai uscito dagli Stati Uniti fino a quest'anno. È un onore averti quindi, qui allora. No, è un onore per me portare questa spilla, perché comunque, insomma, dopo anni di sacrifici... Ah, però visto che dici che non era mai uscita dagli Stati Uniti... Non era mai uscita dagli Stati Uniti. È un onore per un italiano portare questa spilletta, quindi... Credo di sì. Uno si aspettava anche un premio in denaro, sai com'è. Invece mi hanno mandato la pergamena, tanti complimenti, la spillettina in oro, per l'amor di Dio, ma... Fare i soldi, però pazienza, no, scherzi a parte, sono molto contento di questo. Non per sminuirti, Marco, ma... C'è anche lui! La mia spilla è una Ferrari. Eh beh, caspita, quindi... E anche qui niente soldi, ma spille tante. Ma spille tante. E allora, vabbè, allora... prossima volta anch'io ne voglio una. Ma il comune è mezzo gaudio, esatto, no? Bravo. Ok, perfetto. Prossima volta anch'io, Senz'altro. La spilla di Vicio Sat, chiedo al regista. Sì, sì, volta... però la voglio anch'io, quella. Non ci sono problemi qua. Ok, perfetto. Gianluca intanto disegna. Niente, Gianluca, poi anche tu interrompici, urla, mi raccomando, quando...